La prima tappa della visita aquilana del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si svolge qui, davanti alla Casa dello Studente, uno dei luoghi simbolo del terremoto del 2009, dove i corazzieri hanno deposto una corona d'alloro della Presidenza della Repubblica. Commozione e raccoglimento per rendere omaggio ai giovani italiani e stranieri deceduti a causa del crollo della struttura. Un omaggio che assume un significato ancora più profondo a pochi giorni dalla strage di Parigi, con decine di giovani caduti per la follia omicida dei terroristi. Un parallelismo che non appare forzato, pensando a vite spezzate nel fiore degli anni per un tragico scherzo del destino. In entrambi i casi si trattava di ragazzi che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Passare qui davanti a 20 settembre, davanti alla Casa dello Studente, ti rendi conto quello che purtroppo è capitato. Purtroppo ci siamo capitati noi qui ad Aquila e quando vedevamo delle immagini delle altre parti, diciamo, poveracci qui, no? Diciamo una preghiera così per loro, poi quando è capitato a noi sappiamo quello che vuol dire. E poi il fatto che venga qui il Capo dello Stato in questo luogo, che è diventato il luogo simbolo di ciò che c'è successo la notte del 6 aprile di circa 7 anni fa, è importante perché è anche il segno di un monito e in qualche maniera di una denuncia. Essere qui davanti a queste macerie significa anche dire: guardate che bisogna costruire con la legalità, dentro la legalità, bisogna costruire con correttezza. In questi anni abbiamo cercato la verità dei fatti, la verità di queste morti e di queste lesioni. La Casa dello Studente rappresenta il simbolo di tutti gli studenti universitari fuori sede morti all'Aquila la notte del 6 aprile 2009 e sono felice della presenza del Capo dello Stato, perché le istituzioni in questo periodo, in questo momento storico così difficile, devono far sentire la loro presenza.